un motivo di fondo, centrale e primario, che ispira a Structura: la linea. Structura è inizialmente un'idea concepita nei primi anni 2000 da Rosario Pinto, poi articolata in un movimento ed in un gruppo. A suo fondamento, Structura pone la centralità della linea ed il ruolo primario del tempo inteso come generatore dello spazio. Di decisivo rilievo è infine la terza componente che ispira a Structura, la dimensione cinestetica. Il tema dell'astrattismo è un tema particolarmente complesso ed ha avuto un'articolazione molto lunga e molto
ampia nel corso del Novecento. Ora, nel nuovo secolo, con queste opere che costituiscono il frutto di una intelligente ed operosa ricerca di Carmen Novaco, ne abbiamo una ulteriore manifestazione degli aspetti incrementativi della ricerca. Opere per dire il movimento che io faccio, molto spesso creo queste opere, vede che si muove, si prestano ad essere manipolate dallo stesso fruitore, proprio perché le cose belle io le voglio condividere, quindi molto spesso le mie opere non sono statiche ma sono dinamiche. Nel 2017 distilla la storia, l'eredità, quindi non soltanto lo sviluppo storico di De Stijl, ma anche la sua eredità, un'eredità che giunge fino ai nostri giorni e che in particolare è interpretata dalle ragioni di ordine cinestetico che sono proprie del movimento di astractura. Questa mostra, che è ospitata nel Salone Medioevale del Convento di Sant'Antonio a Nocera Inferiore, è una mostra che mette appunto in evidenza questo contributo offerto da astractura e dagli artisti che ne interpretano le ragioni, in continuità e sviluppo in senso cinestetico di questi temi che furono introdotti un secolo fa ormai dal movimento di De Stijl.
nostro artista stracaturista, siamo a Velletri. E questa è una delle sale del museo. Già, in diverse fasi della giornata provoca delle mutazioni. Diciamo che la tonalità rimane sempre la stessa, però ci sono delle variazioni che danno alle opere un aspetto sempre diverso. E questa trasformazione... Un aspetto, potremmo dire, di cangiantismo. Esattamente. E questa trasformazione è importante perché l'opera, con questa situazione proprio, assume sempre un aspetto nuovo. Certo. E naturalmente qui scatta anche il punto di vista della dimensione del linearismo come no? Di astrattura, certo, vuol dire qualcosa certo. In proposito? Beh sì, diciamo che la linea è creata attraverso il segno, nel mio caso il segno materico, è fondamentale, perché attraverso la linea poi io creo le forme. E dentro le linee ci sono altre forme raccolte nel senso ortogonale, quindi nelle linee, in questo senso verticali dell'opera. La linea è fondamentale per la peraltro mia. C'è anche questa dimensione cronotopica, cioè sì. Il legame con il tempo e certo. La dimensione di collegamento spazio-temporale, quindi tu lo dicevi prima, al variare della luce nelle ore del giorno, eccetera, sì, quindi sì. Si crea anche questa sorta di slittamenti di carattere semantico certo, che conferiscono ancora maggiore suggestione a questi lavori. Esattamente, questa suggestione... Conservando comunque la disciplina geometrica. Il rigore vince sempre, è fondamentale, perché un artista deve essere, oltre che avere la testa per fare l'artista, deve anche avere disciplina e rigore. Io non credo all'artista pazzo, non ci ho mai creduto, è inutile, no, tutte le genere. L'artista forte è quello che lavora, produce e lavora con intelligenza, non c'è niente da fare. Questo è il progetto di astrattura. Bene, bene. Okay.